il diritto legittimo di possedere armi. I libertari sostengono che ciascun individuo ha il diritto legittimo di possedere armi per autodifesa, ma per difendersi da chi? Secondo emendamento della Costituzione americana, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una milizia ben organizzata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non può essere infranto. Ma come sembra una contraddizione se c'è già la forza pubblica dello Stato? Che bisogno c'è che anche i cittadini abbiano le armi? Non ci pensa già lo Stato a proteggerli con le sue forze di polizia, a garantire l'ordine e la giustizia? Non è una contraddizione logica? No, non lo è. Vediamo perché no. Proprio perché lo Stato dispone di una milizia armata, anche i cittadini devono possedere armi per potersi difendere dalla potenziale violenza dello Stato. Se venissero disarmati per legge, lo Stato diventerebbe monopolista legale della forza e potrebbe rivolgere la sua violenza contro la popolazione indifesa. Il secondo emendamento trae la sua giustificazione storica dall'origine stessa degli Stati Uniti d'America. Le colonie americane combatterono per l'indipendenza ribellandosi alla violenza istituzionale del governo britannico. I padri costituenti americani sapevano bene quanto può essere pericoloso per la libertà dei cittadini affidare il monopolio legale della forza e della violenza a una istituzione nazionale di governo. Per questo sancirono il diritto dei cittadini di possedere armi. Aggiungo un'ultima considerazione. Storicamente, la prima cosa che fa lo Stato, è stato visto che la prima cosa è disarmare l'individuo e assumere il controllo della difesa della proprietà privata degli individui. Ma una volta che l'individuo è disarmato ed è costretto a farsi difendere dallo Stato, a quel punto il governo potrà stabilire arbitrariamente i limiti della sua proprietà individuale. E quindi diventerà un vero problema combattere lo Stato nel caso in cui questo diventi minaccioso per le libertà personali.